Un'opera che ricuce due parti della città e simboleggia la Torino che cambia e punta al futuro. Un cantiere che completerà uno dei tre grandi poli direzionali della Torino del XXI secolo, quello di Corso Inghilterra e Piazza Statuto. Con queste parole il sindaco Fassino ha definito il nuovo tratto del Viale della Spina che da Corso Vittorio arriverà a Piazza Baldissera. I cantieri dei quattro lotti in cui è suddiviso l'intervento, finanziato con i fondi del decreto del fare, sono stati consegnati alle ditte appaltatrici alla presenza del ministro delle infrastrutture, Graziano Del Rio. Il primo lotto riguarda la sistemazione della copertura delle gallerie ferroviarie fra Corso Vittorio e Via Grassi. Una nuova carreggiata è prevista, sarà a tre corsie in direzione di Piazza Statuto, una carreggiata laterale, avrà una banchina alberata e una pista ciclabile. Il secondo lotto comprende gli interventi da realizzare fra Via Grassi e Corso Regina Margherita, completando Corso Inghilterra e superando Piazza Statuto, sotto la quale sarà reso operativo il sottopasso già realizzato. Il terzo lotto è quello del nuovo ponte sulla Dora, costituito da un'unica campata in acciaio di circa 50 metri di lunghezza e 40 di larghezza. Il quarto lotto prevede il completamento del nuovo boulevard fra Corso Regina e Piazza Baldissera, con due carreggiate centrali a tre corsie, due laterali, banchine alberate e due piste ciclabili. Viene sanata una ferita ed è una bella notizia per la città, ma è una bella notizia in generale che possono ripartire cantieri, che creano lavoro, e questo è il compito che noi tutti dobbiamo impegnarci a portare a termine. Gli amministratori locali qui hanno fatto un lavoro straordinario. Credo che abbiamo dato una mano noi a superare un po' di resistenze eccessive da parte della burocrazia, ma che comunque la collaborazione di tutti ha portato allo sblocco di quest'opera, quindi veder partire i cantieri per noi è una grande soddisfazione, per noi e per le famiglie di coloro che lavoreranno qua. C'è un altro nodo importante che è quello dell'alta velocità. Sì, l'alta velocità, lo sapete, stiamo discutendo con la Regione su appunto il terzo valico, sulla Torino-Lione. Io ho incontrato il mio collega francese peraltro la settimana scorsa, quindi abbiamo fatto il punto anche lì. Dobbiamo cercare di proseguire sui grandi corridoi europei, questo è evidente. L'Italia, i porti italiani hanno bisogno di essere collegati, le grandi metropoli italiane hanno bisogno di essere collegate con l'Europa in generale. C'è il discorso compensazione. Il discorso compensazione è sbloccato, è una questione di giorni.